Con Angelo Luzza, una squadra completamente diversa rispetto a quella di qualche settimana fa. Facciamo 3 vittorie consecutive che riportano la Tecno Switch in una bella quota. Sì, io alla squadra cerco di portare tanta energia, tanta grinta, partendo dalla difesa. Che, cioè, sai, quando un gruppo si ricostruisce dal nuovo, credo che si devono creare legami in cui io dico aiuto il mio compagno. Quindi una pacca sul culo, un forza vanni, cioè tutto diventa più bello. Questi elementi mancavano fino a qualche settimana fa, che dici? No, non mancavano, io credo che, cioè, era un gruppo nuovo, cioè, si sta amalgamando, cioè, si vedono i risultati in campo. Stasera era una partita un po' complicata, andava presa con le pinze perché dal punto di vista mentale sarebbe stato poi complicato qualora Ruvo si fosse presentato con tutt'altra faccia, invece non abbiamo corso pericoli, questo è l'aspetto positivo. Sì, vabbè, con coach Dimitri, cioè, una cosa che non capita mai, perché ci prepariamo mentalmente, fisicamente alla partita, con i suoi consigli, ovviamente, cioè, ci prepariamo cioè qualsiasi avversario, cioè, che sia Lecce, che sia Monteroni, che sia, cioè, qualsiasi squadra del campionato, noi la dobbiamo combattere come combattiamo con tutte le squadre, cioè. La tua dedica personale per questo rientro in campo e questa vittoria? Vabbè, la mia dedica personale va alla squadra che ha creduto in me, che mi ha tenuto, mi ha guarito, dopo a tutte le persone che, cioè, mi sono state vicine e mi hanno aiutato nella mia riabilitazione in campo. Terza vittoria consecutiva, questo è l'aspetto più importante, ma al di là dei numeri è una squadra che ha ripreso da dove aveva lasciato. Non era una gara semplice dal punto di vista mentale, perché queste sono delle trappole che si trovano cammin facendo. No, sicuramente non era una gara semplice. Le partite dopo tanta sosta, siamo stati fermi 22 giorni e alla ripresa dopo le vacanze di Natale sono sempre una grossissima incognita. Basta vedere i risultati della giornata, dove ci sono state parecchie vittorie trasferte e parecchi risultati a sorpresa, che è sempre difficile ritrovare il ritmo, approcciare alla maniera giusta. Devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi a lavorare con grandissima intensità per tutto il periodo natalizio e molto bravi ad approcciare bene questi incontri e a indirizzarlo subito nel verso giusto. Nella calza hai trovato anche Angelo Luzza ed è un inserimento molto importante, ritrovarlo sicuramente dà qualcosa in più a questo roster, e poi se comincerai a guardare la classifica da stasera lo farai tra qualche mese. Angelo è un'addizione importante per noi, lui è stato fermo 45 giorni senza considerare l'ultima parte in cui giocava, che aveva comunque problemi, andava a scartamento ridotto necessariamente. Adesso è guarito perfettamente, deve prendere un po' di ritmo e di fiducia, ma sa che ha il supporto di tutti i compagni e dello staff tecnico, e quindi penso che a breve avremo il vero Angelo Luzza, e per noi sarà un'addizione molto importante che ci permette di variare alcuni temi tattici. La classifica, no, continuiamo a guardare una partita per volta. Adesso abbiamo Taranto e l'obiettivo è solo Taranto, indipendentemente dai punti classifica. Vittorie chiamano vittorie e aiutano anche a formare un gruppo. C'è una maggiore predisposizione ad aiutare l'altro, e fino a qualche settimana fa era cosa quasi sconosciuta, o almeno questa era l'impressione. Ma guarda, alla fine il problema è quando subentri dentro un campionato, c'è un momento sempre di scombussolamento, i ragazzi hanno delle idee, gli sono state proposte delle cose, piano piano gliene vengono proposte altre, ci vuole un po' di tempo. Spero che questo periodo passato insieme a lavorare durante le vacanze di Natale ci abbia fatto fare un deciso passo in avanti. L'approccio è stato sempre ottimo, cioè loro, da quello che ho visto, sempre lavorato bene, sono sempre stati disponibili. È ovvio che ognuno ha bisogno dei suoi tempi per metabolizzare certe cose. La dedica di Dimitri Patella per questo successo? La dedica in questo momento onestamente a noi stessi, per il lavoro che abbiamo fatto, per il lavoro che stiamo facendo, e per noi stessi intendo tutta la società, dirigenza, staff e giocatori. Questa partita oggi ce la siamo proprio meritata, perché non era facile questa settimana arrivare qui con 20 centimetri di neve, lavorare qui con temperature sotto lo zero, ma la disponibilità da parte di tutti è stata massima. Cosa mi aspetto al 2019? Di continuare in questo momento a crescere partita dopo partita, passo dopo passo, e poi vediamo a fine stagione cosa succede.